la noise reduction o riduzione del rumore in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi tratteremo un argomento veramente bomba che è quello della riduzione del rumore alle vostre foto. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, torniamo a parlare di GIMP. Con un argomento abbastanza avanzato, diciamo, però cercherò di renderlo ovviamente il più semplice possibile. Allora, intanto che cos'è il rumore alle vostre foto? Allora, cercherò intanto di ovviamente definire quello che è il rumore, farvi vedere degli esempi di rumore in una foto e come in post-produzione tramite il nostro programma GIMP possiamo ridurre questo tipo di fastidio, ok? Allora, il rumore fondamentalmente, ragazzi, è una variazione casuale della luminosità o del colore in una determinata immagine. Praticamente è un disturbo che vi rende le immagini fondamentalmente meno nitide e dettagliate ed è un visivamente, ovviamente, non gradevole, è un effetto granuloso. Ed esistono dei rumori, ovviamente di luminanza e di crominanza, cioè un rumore che si presenta come puntini bianchi e neri, cioè un effetto granuloso bianco e nero è un rumore, diciamo, di luminanza, mentre ovviamente il rumore di crominanza sono quelle macchie, quel granulato colorato, ok? Quindi quelle macchie, diciamo, di colore. Cosa vuol dire? Allora, io ho scaricato queste due foto molto differenti tra loro, di questo cane e di questo bel tramonto, ok, sul mare con questa barca. Allora voi dite: sì, bella foto. In realtà, se noi andiamo a fare uno zoom e facciamo con CTRL rotolinea del mouse, vedete cosa abbiamo qua. Vedete, questo è il classico rumore principalmente di luminanza, cioè vedete che c'è questo effetto granuloso bianco e nero, ok? Con dei puntini bianchi e neri. È praticamente una variazione casuale, vedete? Perché succede questo? Cioè, quando una fotocamera acquisisce, cioè imprime questo rumore. Lo acquisisce fondamentalmente di solito perché, diciamo, quando c'è una scarsa luminosità, quando c'è una scarsa luce, cosa facciamo? Aumentiamo gli ISO, di solito se ne aumentano gli ISO, aumentando gli ISO ovviamente aumentiamo la quantità di luce, la quantità di dati che il sensore riceve e quindi detto in parole povere, prendendo dentro più roba, prende dentro di tutto, quindi anche il rumore e quindi ha una distribuzione non omogenea, ok? Della luce e del colore. E quindi quando voi andate poi a vedere o a stampare, vedete che c'è questo effetto granuloso non omogeneo. Allora, infatti, se vedete invece in questa foto, voi dite: sì, bella foto. In realtà, guardate qua, non è una bella foto. Vedete perché c'è questo effetto classico di rumore di crominanza, cioè di colore, vedete questi puntini colorati non omogenei. Allora, definito quello che è il colore, GIMP cosa può fare per cercare di diminuire, okay, questo effetto. Allora, GIMP in realtà ha, diciamo, una sua funzione interna nativa per la riduzione del rumore, che la trovate in filtri, miglioramento, riduzione del rumore, vedete? E andando però a cliccare, lui vedete, ha solamente un'impostazione, che è quella della forza di questo. Se andiamo a fare uno zoom di questo filtro, che praticamente cosa fa? Se lo mettete al massimo, lui va a sfocare, fondamentalmente è come se vi facesse una sfocatura molto semplice, quindi sì, vi va a rendere un pelo più uniforme il colore, ma vi penalizza dal punto di vista della nitidezza, ovviamente, quindi è molto molto basilare, è meglio non usarlo. Per fortuna ci viene in aiuto il nostro mai tanto lodato filtro GMYK QT 500 filtri e passa gratuiti. Vi metto il link qui in alto a destra con un mio video nel quale vi spiego esattamente in maniera molto semplice come installare questi filtri fondamentali, ok? Che vanno a integrare in maniera egregia quelle che sono le funzionalità del nostro GIMP. Allora andiamo quindi ad utilizzare il nostro filtro GMYK QT direttamente sulla foto di questo cane, come abbiamo visto. Andiamo a mettere il nostro zoom qui in questa zona dove è molto evidente il rumore e facciamo un filtri GMYK QT. Allora, gli filtri della riduzione del rumore, ragazzi, li troviamo sotto Repair, vedete sotto Repair.
E vedete che abbiamo, se scendiamo, abbiamo gli smooth. Gli smooth sono appunto i filtri della riduzione del rumore. Come vedete sono veramente tanti, perché alla base di ognuno di questi c'è un algoritmo di punto di base differente, cioè agiscono tutti, diciamo, con lo stesso intento, ma in maniera, calcolano i pixel in maniera leggermente diversa. Sinceramente non li conosco nemmeno io, sono proprio dei filtri professionali. Quelli, diciamo, che conosco io, che normalmente utilizzo quando mi serve fare un tipo di lavoro di questo tipo, sono, che sono poi quelli più diffusi, questo qui, la Xenotropic, che sarebbe poi l'asintropico fondamentalmente, e il Thin Brush. Allora, questi due, che hanno le stesse regolazioni, infatti vedete, se io vado qui a queste regolazioni, che adesso metto a 0, e qui anche, vedete, hanno le stesse regolazioni, quindi l'amplitude, sharpness, eccetera. Come agiscono? Allora, loro fanno praticamente fanno un calcolo della media dei pixel adiacenti in una direzione specifica e vanno a sostituire per ogni pixel questa media dei pixel adiacenti, ok? La differenza tra i due qual è? È che il filtro Thin Brush in realtà dà più peso alla direzione che scegliamo di questi pixel adiacenti, mentre l'asintropico fa una media di tutti i pixel dando lo stesso peso a questi pixel. In realtà il Thin Brush dà maggior peso ai pixel della direzione che noi scegliamo. Ok, sono finezze, ragazzi, voi ovviamente andate a provare, io vi faccio vedere come modificare questi filtri, poi voi potete provarli e a seconda del foto che voi avete ovviamente avrete delle risultanze diverse utilizzando questi filtri, quindi vi invito ad andarli ad utilizzare, a provare. L'importante è che capiate ovviamente il concetto di fondo, poi ovviamente per ogni foto dovete sempre andare a provare. Allora, se noi, vedete qui nell'anteprima, mettiamo un 200% e andiamo a spostare, vedete che se io tengo spinto mi fa vedere l'immagine originale, quando lascio lui mi applica in automatico queste regolazioni del filtro. Ok, allora, e vedete che qui abbiamo la nostra immagine iniziale. Allora, di solito per questi filtri le regolazioni che io vado a modificare sono l'amplitude, lo sharpness, questo qui l'asintropico e il value precision, che praticamente indica anche questo un valore di precisione di questo filtro. Allora, se noi andiamo ad aumentare, per esempio, vedete, lui va di 10 in 10, vedete qui la nostra variazione e ce l'avete ovviamente, dovete andare a modificare il valore. Vedete che quando io aumento qua, lui cosa fa? Mi va a sfumare, vedete, mi va a sfumare, quindi mi sostituisce per ogni pixel la media dei pixel adiacenti, e questo rende ovviamente più uniforme la distribuzione di questa luminosità, di questo colore, ok, che c'è qui. Chiaramente più aumento più lui mi sfuma, ma vedete qui nell'orecchio mi va a diminuire quelli che sono i dettagli, ok, quindi mi rende meno nitida l'immagine, ed è qui il gioco sta nel cercare di distribuire maggiormente il colore e la luminosità in queste parti, ma mantenendo la nitidezza delle parti che ci interessano. Ok, il gioco è lì. Quindi andiamo, io vi consiglio sempre di mettere poca amplitude, quindi non so, tipo, poi dipende ovviamente dalla foto, però di mettere ad esempio un 8 e di andare ad agire con la value precision, ovviamente, che non, sempre ragazzi, variazioni non troppo intense, perché sono filtri potenti, quindi è un attimo che andate a far degenerare la foto, ok? Potete, vedete, con lo sharpness, questa è la nitidezza, vedete che qui abbiamo reso più nitida l'orecchia, però dovete stare attenti perché andate a rendere più nitido anche il rumore, ok? Quindi dovete stare anche qui molto molto attenti. Io di solito di nitidezza metto poco qui, perché la vado ad agire dopo in post filtro, non in post produzione, siamo già in post produzione, in post filtro, dopo vi faccio vedere come. Quindi di solito io faccio un amplitude per tutti questi filtri, un amplitude minima, vado ad agire con la value precision e vado a mettere poca nitidezza. Questo qui l'asintropico, l'anisotrofi, quello che c'è scritto qua, vedete, vi rende nitido in maniera particolare. Io lo lascio sempre al minimo perché vi va a storpiare, vi fa questo effetto come di pennello, ok, che non mi piace. Ok, fatto questo, andiamo per esempio a dargli, vedete qui abbiamo un nuovo livello, quindi livelli di ingresso ovviamente il nostro, modalità di uscita nuovo livello, così ci mantiene
il livello iniziale inalterato. Applica e clicchiamo su OK. Vedete che lui ci ha creato, vedete, siamo passati da qua a questo nuovo livello con il filtro applicato. Vedete che differenza abissale, ok? Se noi facciamo uno zoom, vedete che come ci ha distribuito il colore molto molto bene. Il problema è qui, ok, che siamo passati da così a così. In questo caso, ragazzi, noi possiamo andare a fare, io di solito faccio una cosa di questo genere: duplico questo livello con il filtro applicato e vado ad agire con un filtro di nitidezza, ok? Quindi miglioramento, nitidezza, maschera di contrasto, vado a fare un bello zoom e vado a rendere nitida questa nostra parte, quindi questa che ci interessa. Non mi interessa se vado a mettere nitido, a rendere nitido il rumore, non mi interessa, perché dopo ovviamente agirò con una maschera di livello. Quindi rendo nitido, ok, come mi interessa, come va, poi vado veloce, ok, e vado ovviamente a creare quindi una maschera di livello. Creando una maschera di livello, io voglio mantenere questa parte qui dove ho ridotto il rumore del livello sottostante, ma voglio la nitidezza sul viso del cane di questo livello sopra. Vedete che differenza di nitidezza che c'è, guardate, qui ci ha sfumato, vedete, col filtro applicato. Con la nitidezza abbiamo reso di nuovo nitido. Quindi maschera di livello, tasto destro, aggiungi maschera di livello. Ovviamente andremo con un bianco opacità completa e ci fa vedere questo livello qui, e io voglio rivelare il livello sottostante di questa parte, quindi agirò ovviamente, come già dovreste sapere, con il nero. Se ovviamente, ragazzi, io sto andando veloce perché do per scontate alcune cose, se non vi è chiaro andate ovviamente a rivedere e a ristudiare il mio video sulle maschere di livello, molto molto semplice ma concetto fondamentale. Quindi pennello e andiamo su una dimensione giusta, quindi abbastanza grande, con una durezza e forza media, e andiamo ad agire su queste parti che vogliamo rivelare del livello sottostante, ok? Quindi meno nitide ma con la riduzione del rumore applicato, ok? Infatti vedete la nostra maschera di livello, mostra maschera, bene, possiamo andare ancora un po' così, ok, molto bene. Poi su questo livello possiamo anche andare su questa parte qui, ovviamente, e dare, ad esempio, per far risaltare un po', posso andare ad aumentare, vedete, il contrasto, ok, molto bene. E così io sono passato da questa, anzi faccio nuovo dal visibile, allora io sono passato dall'avere questa immagine qui con ovviamente poca nitidezza ma soprattutto grande rumore a questa immagine qui, quindi meno rumore, vedete qua distribuito più uniformemente, e maggiore nitidezza nelle parti che mi interessano. Quindi da così sono passato a così, quindi tutta un'altra foto. Andiamo a vedere invece l'altro filtro, quello sempre per riduzione del rumore, il Photocomics. Allora, ed agiamo nella stessa maniera, quindi vediamo che qui abbiamo un grosso rumore di crominanza, come abbiamo visto. Quindi andiamo su filtri, andiamo su Gimmick QT e andiamo in questo caso non in Repair, dove ci sono i vari smooth, ma andiamo in Testing e andiamo in Photocomics, andiamo in Photocomics Smoothing, ok? Allora, la principale differenza di questo filtro Photocomics Smoothing rispetto agli altri è che utilizza un algoritmo di riduzione del rumore basato sul riconoscimento di forme, cioè è un algoritmo fondamentalmente progettato per ridurre, diciamo, il rumore digitale senza sfocare i bordi, ok? O alterare la forma degli oggetti. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente cerca di fare questa sfumatura, quindi di rendere più omogeneo il rumore senza andare a sfocare anche i bordi e quindi a rendere non nitide quelle zone che non devono essere rese sfocate, ok? Chiaramente un filtro potente, e anche in questo caso dipende sempre dall'immagine che voi andate a utilizzare. Come vi dicevo, sempre gli stessi identici, le stesse identiche regolazioni degli altri filtri. Facciamo sempre il nostro zoom nell'anteprima, 200%, andiamo a prendere la zona che ci interessa, che è questa qui, soprattutto anche questa, vedete che rumore, e andiamo ad agire come abbiamo visto, stessi parametri di prima, quindi andiamo ad aumentare l'amplitude, vedete come ci ha già sfumato, e andiamo ad agire poi con il value precision, vedete, così diminuisco l'effetto,
così amplifico l'effetto. Vedete com'è sfumato così? Andiamo più o meno intorno a questo livello. Ok, andiamo a dare un po' di sharpness, ma poca, ci servirà poi per la barca. E andiamo a, poi potete provare ragazzi anche gli altri, le altre ovviamente regolazioni. Questo va ad agire credo sulla colore, sul gradiente dei colori. Ok, ok, mettiamo che così ci possa andare bene. Andiamo su un nuovo livello e diamo un'applica. Molto bene, ci ha creato quindi il nostro nuovo livello. Quindi vedete la differenza tra così, vedete che differenza ragazzi, tra così e così. In realtà voi quando la vedete lontana non vi accorgete tanto della differenza, ma se andate a fare uno zoom vedete che, o comunque la foto la andate a stampare, vedete che da così è veramente un rumore molto fastidioso, così l'avete veramente ridotto tantissimo. E ovviamente dobbiamo andare a fare gli stesse regolazioni di prima, perché vedete che ci ha sfumato anche questa parte. Quindi andiamo a fare, a duplicare il nostro livello, andiamo a fare un filtro, un miglioramento, nitidezza maschera di contrasto, vedete come viene fuori, vedete i dettagli. Io poi ragazzi, come vi dicevo, vado veloce per farvi capire giusto il concetto. Vado a dargli anche un, sempre tenendo presente questa parte, vado a dargli una contrastata così, perfetto. Ok, e poi vado ovviamente ad agire, che vedete qui vedete come mi tira fuori di nuovo il rumore, la nitidezza. Siccome ragazzi in questo caso le parti da rendere nitide sono molto più piccole rispetto a tutto il resto, che deve rimanere invece non nitido, quindi col livello sottostante, vado a creare una maschera, ma la vado a creare nero trasparenza completa. Facendo nero trasparenza completa lui mi fa vedere tutto il livello sottostante e io vado con il bianco a rivelare il livello soprastante. Stesso discorso di prima ragazzi per le maschere di livello, quindi col bianco pennello e vado ad agire. Vedete come viene fuori la nitidezza di questo livello qui, vedete, così vado anche qui, vedete, guardate che bello questo effetto, guardate come vado a rendere nitide proprio le zone che mi interessano, a farle anche risaltare, vedete. Perfetto. Ragazzi, quindi facciamo un nuovo tasto destro, nuovo dal visibile, e quindi noi siamo andati, abbiamo iniziato da questa foto qui con questo rumore che vedete, questa luminosità, questa, vedete questo rumore anche sulla barca, abbiamo creato una foto di questo genere, quindi abbiamo ridotto sensibilmente, guardate qua il cielo, vedete tantissimo, guardate questa parte qui, abbiamo ridotto tantissimo il rumore e abbiamo reso più evidente e più nitide la barca e il nostro trabocco. Poi ovviamente ragazzi potete come al solito esportare, quindi file esporta, esportate ovviamente in JPEG o PNG come preferite. Ragazzi, video pregno, quindi con tanto significato, tanto valore. Chiaramente se non vi è chiaro, che sono concetti magari un pelo più avanzati, riguardate il video, tornate indietro. Voi come state facendo adesso? Mandatevi email, scrivete nei commenti se avete delle idee, se avete dei suggerimenti, se avete delle nuove idee per nuovi video, e venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero? _Academy, siete già in tantissimi e io vi ringrazio e cerco di rispondervi a tutti. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.